Partiamo dalla considerazione più facile. La Lazio c'è, il Napoli no. E il Napoli farà fatica ad esserci per un bel po' se continua così. Sotto il sole dello Stadio Olimpico fatica subito la squadra di più. E invece Mancini si diverte. Diverte i compagni, il pubblico, sicuramente non il Napoli. Che però è messo bene in campo, prova anche con Bellucci ad affacciarsi di fronte a Marchegiani, ma certo non basta. La Lazio si batte, ma non sembra mordere. Signori, sembra più propositivo che risolutivo. Rende più nelle giocate da fermo, come in questa occasione, mentre Mancini continua a scherzare con il suo talento. C'è da segnalare la prima palla toccata da Marchegiani, quasi al 40° minuto, e registriamo l'unica vera vampata di Signori, questa sulla combinazione Jugovic-Fuser, e la necessità che questa Lazio abbia bisogno di un cambio nella ripresa. Io cambiando Castellano con Signore, perché vedevo che arrivavamo a tanti cross, a me serviva la testa di Castellano. È stato anche molto vicino, che lui ha fatto uno a te con bel cross di Pavalli, perché Signore ha giocato bene, ma è bello avere queste selezioni. Abbiamo dominato quasi sempre, creato buone occasioni e abbiamo concesso poco o niente a Napoli, questo mi fa piacere. È comunque Casiraghi nel secondo tempo che parte alla grande. Si prova in tutte le maniere, lotta, sgomita e soffre. Ma è proprio Mancini al minuto 22 che di testa chiude il corner di Fuser, e lui la guida della Lazio, volente o nolente. Come ho già detto altre volte, ci sono tanti giocatori, sono tutti bravi e tutti noi dobbiamo essere guide per riuscire a raggiungere quei traguardi importanti che sono il nostro obiettivo. In ogni caso chiude i conti Pancaro con una bella, cattiva, decisa botta di sinistro, sempre su calcio piazzato. Non la biblica Casiraghi su rigore, fatto che non allevia assolutamente le ansie del Napoli, davvero non le allevia. E sullo 0-0 avevamo sofferto, però eravamo anche riusciti a resistere abbastanza bene e a volte anche a mettere un po' in difficoltà la linea difensiva della Lazio. Abbiamo preso gol sul calcio da fermo, un po' proprio per sbalataggine e leggerezza. È un campionato sicuramente duro, però ecco, noi siamo abituati a soffrire e sicuramente con la squadra che abbiamo sono convinto che prima o poi le soddisfazioni ce le toglieremo. All'Olimpico è una storia di numeri 10, di giocatori che contano. Il primo, Roberto Mancini, gioca come solo lui sa fare, siere per 20 minuti. Poi aspetta il momento giusto per risolvere la partita. Poche storie, è un fenomeno. L'altro numero 10, Igor Prosti, fatica, vede pochi palloni, ma quando li vede non sa che farci. Alla prossima, lui stella di un Napoli nuvoloso.